La mafia non è soltanto un tema di Palermo o del Sud, la mafia è un tema che ci riguarda tutti. I nostri martiri, gli eroi che sono stati uccisi negli anni 70, 80 e 90 in Sicilia, ci dicono che il fenomeno mafia è fondamentalmente un fenomeno di infiltrazione nella società. Dopo Palermo, la mostra è intitolata La memoria di Falcone e Borsellino arriva in Toscana, la prima tappa è Arezzo. Carabinieri a Palermo, in memoria di Falcone e Borsellino, ospitata dall'atrio d'onore della provincia di Arezzo, resterà visitabile fino al 23 di ottobre. Raccontiamo gli anni 70 a Palermo con carabinieri dalla Chiesa, a Russo, a D'Aleo, a Basile, prima ancora dei pentiti, prima ancora di Buscetta, prima ancora del pool antimafia di Falcone, avevano intuito questi investigatori che la mafia era presente, era una mafia che faceva affari. Il volto vero della mafia non è la violenza, sono gli affari. Allora queste persone in solitudine avevano capito cos'è il fenomeno mafia. Dobbiamo oggi evitare che, come dire, questo si ripeta, che le denunce di tante persone, le inchieste della magistratura creino delle situazioni di solitudine. Dobbiamo essere tutti cittadini più responsabili. Organizzata dall'Associazione Culturale Aretina Sicurart, la manifestazione ha visto per il taglio del nastro la presenza anche degli studenti aretini. Questa mostra arriva come prima tappa toscana appunto ad Arezzo. La Toscana purtroppo non è esente da infiltrazioni mafiose. In quegli anni la mafia lavorava con le armi, oggi lavora con il denaro, no? Ce lo siamo detti. Allora qual è appunto il messaggio che vorreste anche che passasse a questi ragazzi? Nel passato la Toscana è stata purtroppo punto di approdo della mafia siciliana, dell'andrangheta e di fenomeni criminali silenti. Di recente le inchieste della magistratura ci hanno raccontato una Toscana che è stata anche porta di accesso per traffici di droga. Le interdittive ci hanno detto di infiltrazioni in tessuti nevralgici, e allora è importante che questi segnali siano sviluppati. La lotta alla mafia non è soltanto questione di magistrati e giornalisti, credo che sia questione di tutti. Diciamo, sono molto colpita dal fatto che Falcone e Borsellino non abbiano avuto paura di fare quello che hanno fatto, anzi hanno rischiato la propria vita per, diciamo, iniziare un processo che è quello della lotta alla mafia. Quindi affidarsi alle istituzioni. Sì, sicuramente affidarsi alle istituzioni, ma anche appunto dare voce, magari attraverso anche i giovani, a aiutare appunto le associazioni, perché secondo me quello di cui la mafia ha più paura è della massa. Se noi, diciamo, ci uniamo tutti e non abbiamo paura di sconfiggerla, allora anche la mafia inizia ad avere paura di noi, dei giovani.